Tra il 1871 e il 1879, l'assetto urbano antistante l'antica dimora dei Salimbeni fu oggetto di una radicale trasformazione. Su progetto di Giuseppe Partini, fu realizzata una nuova piazza di forma quadrangolare e delimitata su tre lati da monumentali prospetti di diverso stile, in una sorta di compendio della storia architettonica della città. Il primo Rinascimento a destra, il tardo Rinascimento a sinistra e il gotico al centro. Nella pavimentazione della piazza, le lastre sono costituite da una roccia arenaria, la pietra serena di età oligocenica. È riconoscibile, oltre che per il colore grigio-azzurrognolo, per le tipiche esfoliazioni delle superfici. Le zone di provenienza storica sono le cave di Dievole, in prossimità di Vagliagli nel Chianti. Una stampa settecentesca illustra la futura sede del Monte dei Paschi prima delle trasformazioni che, alla metà dell'Ottocento, portarono alla realizzazione dell'attuale piazza. A sinistra il Palazzo Tantucci, a destra il Palazzo Spannocchi, al centro l'antico chiasso dei Salimbeni e una terrazza prospiciente banchi di sopra, ora non più esistente. La realizzazione di Piazza Salimbeni comportò, negli anni 70 dell'Ottocento, la demolizione della terrazza di Palazzo Spannocchi e dell'alto muro che la separava da banchi di sopra, come visibile guardando in direzione della statua di Sallustio Bandini. Il travertino è la pietra utilizzata nei decori di Palazzo Tantucci, dal portale alle modanature orizzontali alle cornici di alcune finestre. Si ritrova anche nei decori della pavimentazione della piazza, nelle scale e nei pancali di Palazzo Salimbeni, dove costituisce anche le colonnette delle trifore. Il travertino, roccia carbonatica proveniente dalle aree con sorgenti termali circostanti Siena, possiede una elevata durevolezza. A delimitazione del lato destro della nuova piazza, fu quindi realizzata, su progetto di Giuseppe Partini, una nuova facciata di forme quattrocentesche, sul modello di quella progettata da Giuliano da Maiano tra il 1473 ed il 1475, secondo lo stile nuovo del Rinascimento fiorentino e prospiciente banchi di sopra. L'arenaria pliocenica, meglio conosciuta come tufo impietrito, è la pietra che costituisce le facciate del Palazzo Spannocchi. È la pietra più rara oggi, in quanto non esistono più cave e siti di estrazione. La sua origine è legata al territorio dove sorge Siena, la spiaggia di un mare presente in questa zona dai 5 ai 3 milioni di anni fa. L'arenaria ha una scarsa durevolezza. Le sue tipologie di alterazione sono le tipiche esfoliazioni e lievi variazioni cromatiche. Sulla superficie dei conci si possono osservare rare tracce fossili di organismi marini e ciottoli. Un disegno ottocentesco mostra la facciata di Palazzo Salimbeni prima degli interventi di Giuseppe Partini, un edificio di fine 200 a conci di pietra, con portale ad arco senese e due trifore ogivali ridotte in età moderna a semplici aperture. Al centro lo stemma dei Medici. I lavori di trasformazione, su progetto di Giuseppe Partini, dell'antico complesso dei Salimbeni, iniziarono nel 1871 con il restauro della facciata duecentesca. In realtà si trattò, come in tanti altri casi, di un completo rifacimento della cortina muraria, che della struttura originale conservò solo l'idea compositiva, con un portale di tipo senese e due trifore, a cui fu aggiunto un coronamento merlato. Tra il 1877 e il 1879 fu completata la facciata principale della sede del Monte dei Paschi, posta a scenografico fondale della nuova piazza Salimbeni. Il disegno, ispirato all'architettura senese tardo-medievale, proseguì con qualche modifica il tratto di facciata rinnovato nel 1871 con una cortina interamente in pietra, un potente basamento a scarpa, eleganti trifore sesti acute e un inedito coronamento merlato. La facciata del Palazzo Salimbeni è realizzata in pietra da torre che deve il suo nome al suo impiego nelle torri di Siena.
La pietra è costituita da due principali litologie: il calcare cavernoso di età triassica e la breccia di grotti di età miocenica. Si tratta di una pietra di elevata durevolezza, tanto che nell'edilizia storica senese i conci vengono reimpiegati più e più volte. La provenienza è dal versante orientale della Montagnola senese, Lecceto, Volte Basse, Santa Colomba e anche del Petriccio e Bel Riguardo, più vicine a Siena. A conclusione dei lavori che portarono alla realizzazione di Piazza Salimbeni, fu apposta nel 1880 al centro del nuovo spazio urbano la statua di Sallustio Bandini, illustre economista senese vissuto tra il 6 e il 700. Lo scultore Tito Sarrocchi realizzò l'opera e l'architetto Giuseppe Partini fornì il disegno per il monumentale piedistallo. La statua di Sallustio Bandini è realizzata in marmo, roccia metamorfica costituita da calcite, come il travertino e la pietra da torre. Ma grazie alla sua minore porosità e alla struttura omogenea, è la preferita per la realizzazione di opere scultoree di particolare complessità. I marmi, intesi in senso petrografico, utilizzati a Siena, provengono per la maggior parte dalla Montagnola senese, con le numerose varietà che vanno dal giallo al bianco al grigio. È impiegato anche marmo apuano. Nel volgere di meno di due secoli è così avvenuta una straordinaria trasformazione. Dalla stretta costa Salimbeni, con un semplice selciato in terra battuta, ad una ariosa ed elegante piazza monumentale, a maggior decoro della città e della banca.